Ciao, sono Bruno di Segema e in questo video ti parlo di sicurezze nei portoni basculanti. Allora, la sicurezza nei portoni basculanti quando si monta un'automazione è particolarmente difficile da realizzare perché le fotocellule esterne non si possono mettere a causa del fatto che il manto è debordante, quindi passerebbe davanti alle fotocellule sia in apertura che in chiusura. E installare un motore anche con antischiacciamento è problematico perché normalmente le basculanti a contrappesi hanno un movimento che non è particolarmente fluido e non è particolarmente regolare neanche durante tutta la corsa, questo a causa proprio del sistema a contrappesi. Quindi il sistema antischiacciamento va tarato con una sensibilità abbastanza bassa e questo pregiudica la sicurezza perché il colpo che riceviamo in caso di impatto con il telo durante il movimento è abbastanza importante. Per ovviare a questi problemi dobbiamo ricorrere alla costa di sicurezza, al bordo sensibile. Ma quale dobbiamo installare effettivamente su un portone basculante? Per risolvere questo problema ci viene incontro la CCE, che crea poste da tantissimo tempo e ha realizzato un bordo sensibile fatto esclusivamente per i portoni basculanti. Qual è la particolarità di questo bordo sensibile? Io adesso qui ho un pezzo di questo bordo da 70 cm perché intanto è un bordo, diciamo, modulare, assemblabile, cioè esistono in pezzi di 70 cm, 1,80 m e si mettono insieme sostanzialmente con un giunto in modo tale da poter fare la lunghezza che vogliamo, perché la larghezza di un manto di un portone basculante non è mai regolare, può essere 2 metri, 3 metri, 4 metri, insomma dipende dalle dimensioni. Inoltre questo tipo di bordo, oltre a potersi allungare, si può anche accorciare, perché facendo la somma dei bordi che andiamo a utilizzare potrebbe essere venire più lungo, quindi abbiamo la possibilità di tagliarlo. Essendo realizzato in alluminio la parte posteriore, logicamente perché la parte di impatto è in gomma per attutire proprio l'impatto, essendo realizzato in alluminio è facilmente accorciabile. All'interno questo bordo ha dei micro interruttori, quindi come vedete il movimento è questo qui dell'impatto, quindi quando si schiaccia il micro interruttore, e poi qua abbiamo i fili che ci danno il contatto normalmente aperto. Esiste anche la possibilità di averlo 8K, oppure per farlo certificato basta inserire la resistenza 8K in serie. Vi ho già detto che è assemblabile, quindi qui si montano dei giunti e questo si può proseguire e può anche curvare, perché la produzione del portone basculante va fatta anche lungo il bordo laterale, quindi qui oltre al giunto possiamo inserire un giunto angolare che ci porta la protezione della costa anche lungo il bordo laterale. In ultimo, la CCE ha pensato anche al fissaggio. Infatti, lungo tutto il bordo ci sono questi tappini che coprono dei prefori che servono proprio per mettere la vite e fissarlo. Quindi il fissaggio è veramente molto semplice e veloce e poi dopo la vite viene coperta da questo tappino qua. Il bordo logicamente è stagno, della gomma qua davanti vi ho già parlato che attutisce il colpo, è molto reattivo. Veramente molto reattivo, perché l'interruttore interviene non appena il bordo fa un leggerissimo movimento, ed è una soluzione ottima per superare la problematica dell'antischiacciamento sui portoni basculanti. Se dovete acquistare questo prodotto e avete difficoltà nella configurazione, basta che ci mandate le misure e le dimensioni della basculante, ve lo configuriamo noi. Quindi puoi trovare i nostri contatti su segema.rm.it oppure chiamarci o venirci a trovare se sei nella zona di Roma. Noi siamo dopo l'aeroporto di Ciampino sull'Appia, in via Quarto Sant'Antonio 48 a Marino. Ciao, al prossimo video.